Buonasera, c'è qualcuno? Ah, allora qualcuno c'è. La Censon! Censon! I seghi, i sugo! Seghi, vieni a fare hit con me, eh? Ciao Silvia! Bombo, mi manchi tanto anche a me! Ecco Francone! Direi che questi capelli sempre di altissimo livello. Superale. Censon, ma non fai hit, vero? Cioè, non ci posso credere. Già fatto spalle e biscio. Mi raccomando, come sempre, seghi, non fare troppo, eh? Benvenuta Donella. Grazie Silvia, penso che lo prenderò come un complimento, super. Per oggi abbiamo una bellissima sfida. Certo, è tutto un pandan, sempre, come sempre. Ciao Eli, ciao Luisa. Allora, quindi, nel mentre finite di connettervi, anche se siamo già a 40, wow, vi voglio sempre così, carichi. La nostra musica di sottofondo. Siamo pronti a spingere oggi? Bottiglie d'acqua vuote. Quindi, ciao Nilu, grande Ninone. Allora, la prima cosa che ci serve oggi, spazio intorno a noi, ok? Allenamento HIIT, quindi High Intensity Interval Training, versione cardio, quindi completamente tutto a corpo libero. Abbiamo set di lavoro di circa un minuto sempre, ok? Sta a te decidere sempre quante ripetizioni fare, quando e quanto prenderti un po' di recupero, anche se ricorda che è sempre meglio fare le opzioni di intensità un po' più bassa piuttosto che fare che stare fermi, ok? Quindi l'obiettivo nostro è quello di non stare mai fermi, di continuare sempre a muoversi, solo così si migliora quello che è il nostro livello di fitness, ok? Come sempre le opzioni ci sono per tutte, opzioni intensità alta, media, bassa, sta a te decidere quale usare, ok? Quindi poi spazio intorno a noi per libertà di muoversi, ognuno cerchi il proprio spazio, bottiglietta d'acqua e telo, sudore, sì? Si può incominciare a partire. Ah giusto, mi manca il timer, ecco cos'è che mi mancava. Aspettate, chiamo Cosimo. Cosimo, mi manca il timer. Vieni su con il tuo telefono. Marina. Mi sembrava che mi mancasse qualche cosa. Arriva il timer e si parte subito, ok? Benvenuta Vero, benvenuta Meli, Giuseppone,
timer? Sì. Ogni 30 sì. secondi. Ok, quindi si parte con il nostro warm up generico, ok? Anche in terra. Warm up generico, veloce, e entriamo subito nel nostro allenamento di oggi. Sì? Perfetto, quindi talloni sotto le spalle, apri il petto, cominciamo con delle rotazioni del busto. Go! Rotazioni del busto. Cominciamo a muoversi dopo essere stati tutto il giorno sul divano. Stop, adesso allungati verso l'alto. Scendi in squat, afferrati i piedi e allunga i femorali. Sali lentamente, ripeti, allungati verso l'alto. Scendi in squat, afferrati i piedi, stendi le gambe, sali e inizia a correre sul posto. Ok, quindi obiettivo, riscaldamento generale e fra i muscoli più importanti che si devono scaldare, cioè sempre il nostro cuore, ok? Se hai bisogno, la tua opzione è una marcia, sì? Altrimenti solleva i talloni bene verso l'alto, o se vuoi qualcosa in più, inizia a sollevare le ginocchia avanti, ok? Solleva le ginocchia in linea con le anche, oscilla le braccia tipo corsa, mantieni sempre un bel addome attivo. Opzione tallone e glutei o marcia, sì? Ok, prossimo movimento, guarda me, è un burpee lento, andiamo insieme. Squat, plank, squat, sali, squat, plank. Attiva l'addome quando salti dietro nel burpee, schiena allunga, ok? Usa sempre uno squat per scendere e uno squat per salire. Le mani sotto la linea delle spalle. Puoi decidere di continuare a questo livello oppure barbi veloce. Go! Aggiungendo anche un salto nella fase di salita. Se hai bisogno, torna al barbi lento oppure anche camminato, ok? Cammina dietro e avanti. Tieni sempre l'addome forte. L'ultimo, rimaniamo tutti a terra, mani più ampie delle spalle, push up. Scendi, sali. Frena il petto in linea con i gomiti. Gomiti che si bloccano a 90 gradi. Addome forte sempre per supportare la bassa schiena. Opzione più intensità, gambe tese, o se ho bisogno avvicino le ginocchia avanti e riduco, ok? Guarda me, riavvicino le mani, switch climber, destra, sinistra. È un mountain climber portando il piede ampio verso fuori. Avvicina più che riesci il piede alla mano avanti. Opzione, cammino e non salto, ok? Fondamentale, tenere l'addome attivo per chiamare le gambe avanti. 3, 2, 1, jumping lunges. Go. Siamo agli ultimi 30 secondi del nostro riscaldamento. Fai un bel lungo passo dietro. Avvicina il ginocchio dietro al pavimento, coscia avanti parallela a terra. Opzione, cammino, ok? E non salto. Ma tutti come sempre un bel addome attivo, rimanete squadrati verso di me. 4, 3, 2, 1, stop. Ok, recupera, un minuto e ascolta. Warm up generale finito. Entriamo nel primo blocco di lavoro. È una super serie, ok? Con intensità che cresce. Abbiamo 6 round di lavoro. 1 minuto per round. Questo minuto è diviso in 2 esercizi da 30 secondi. Nel set numero 1
avremo un esercizio. Nel set numero 2 aggiungiamo l'esercizio numero 2 per andare a creare una combo, ok? 6 round di lavoro, 2 esercizi, 30 secondi. Cominciamo, round numero 1, si riparte dai jumping lunges, opzione affondi camminati, ok? Prima della fine dei 30 secondi ti faccio vedere cosa si va ad aggiungere. 3, 2, 1, go! Ok, quindi avviciniamo bene il ginocchio dietro verso il pavimento, restiamo belli dritti con il busto, sì? Se ho bisogno, cammino. I prossimi 30 secondi la combo sarà 4 jumping lunges e un barchi da jump, se vuoi. Ok, vieni con me, tra 3, 2, 1, 4 jumping lunges, 4, 3, 2, burpee tap jump, squat, plank, squat, tac, riparto, 4, affondi, burpee tap jump, opzione, 4 affondi camminati, burpee senza tap jump o burpee camminato, 10 secondi, 10 secondi, 3, 2, 1, stop. Ok, 30 secondi di rest. Secondo round, abbiamo gli squat jump con rotazione 180 gradi, ok? Attiva forte l'addome, mi faccio vedere qui. Quindi, squat jump e ruoto 180, ok? Portando il braccio singolo verso il basso. 3, 2, 1, go! Squat jump! Contorsione di 180 gradi, spingiamo bene i nostri glutei indietro in basso, ma manteniamo la schiena dritta, ok? Attiva forte l'addome per ruotare sempre anche spalle insieme. Opzione squat normale. La prossima combo è 4 squat jump, 4 up jack, 4, 3, 2, 4 up jack, 4, 3, 2, 1, ripeti, 4, 3, 2, 1, up jack, 4, 3, 2, 1. Quindi nello squat jump, piedi ampi, glutei indietro in basso, e nell'up jack da piedi ampi, salto, uniscitalo in aria. 3, 2, 1, stop. Come va? Terzo round, salto della rana, mani sotto le spalle, dalla plank position, chiama le ginocchia, sotto le anche e poi salta dietro gambe tese, ok? Solo 30 secondi salto della rana, mani sotto le spalle, solleva le ginocchia, gambe tese, 3, 2, 1, go! Salto dentro, salto fuori, dentro, fuori. È l'addome che controlla le tue gambe, ok? Quando salti dentro, freno le ginocchia sotto le linee delle anche. Opzione, camminare avanti, dietro. La schiena la voglio sempre lunga e piatta. Combo, 4 salti della rana, 8 mountain climber. 4 salti della rana, 4. 3, 2, mountain climber, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, salto della rana, 4, 3, 2, 1, climber, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ragazzi, voglio che fra 10 secondi il vostro addome sia completamente in fiamme. Sì o sì? 5 secondi, 3, 2, 1, tempo. Ok, si rinizia tutto da capo, quindi set numero 1, 30 secondi di affondi saltati, o per chi vuole una sfida in più, 30 secondi di affondi più tap jump, chiama le ginocchia al petto e sforbicia le gambe in aria, prova almeno una ripetizione, 3, 2, 1,
jumping lunges, o se hai bisogno affondi camminati. Qual è la tua scelta? Cosa vuoi dal tuo allenamento oggi? Prossimi 30 secondi, 4 affondi, un burpee tap jump. Ragazzi, 4 affondi normali, 4, 3, 2, burpee tap jump. Subito, profondità, esplosività. Usa il pavimento come un tappeto elastico. Cerca di saltare più in alto che puoi. Sì? Cerca propulsione. Gli ultimi 5 secondi. Stop. 30 secondi rest. Ritornano. Gli squat jump. Contorsione. 180 gradi. Recupera aria. Ci siamo? Ricordati che io ti vedo. Ti vedo. Uno. Go. Go. Ragazzi, obiettivo. Cercare più profondità per saltare e esplodere più in alto. Ok? Accumula tensione nei quadricipiti, nei glutei, nel cuore. Combo. Prossimi 30 secondi. 4 squat e 4 up jack. 4, 3, 2, up jack. 4, 3, 2, riparto. Petto alto. Ehi, profondità negli squat jump, altezza negli up jack, in fiamme, tutto, 5 secondi, 3, 2, 1, ottimo lavoro, ultimo round. Ti ricordi il salto della rana? Mani sotto le spalle, parti dalla plank position, salto dentro, salto fuori. Ragazzi, mi raccomando, stringete forte l'addome e bloccate le ginocchia sotto la linea delle anche. 3, 2, 1, go, go. Più veloci. Ricordati l'opzione, cammina avanti, cammino dietro. Spingi via il pavimento con le mani. Attiva il dorso, stabilizza bene le spalle. Spalle, dorso, addome attivo. Prossimi 30 secondi. 4 salti della rana e 8 mountain climber. Andiamo. 4, 3, 2, mountain climber. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, riparti. 4, 3. Everybody dance now. Ehi, te lo dice la canzone. Tutti ballano adesso. Let's party. 3, 2, 1. Un minuto rest. Respira, sali, recupera. Se vuoi un goccio d'acqua e asciugati. Ascoltami. Prossimo brano. Abbiamo le chiamate del coach, le abbiamo fatte anche sabato, ma sono un po' più particolari. Abbiamo un minuto di lavoro, 4 round. Ho questa angiolina che perde sangue. Abbiamo un esercizio base, ok? Che sarà lo skater. Quando chiamo switch climber, tu vai a terra e fai una ripetizione di switch climber che è destra-sinistra. E poi risali subito, torni a fare gli skater fino a che non ridico switch climber, e quindi farai destra-sinistra e risali subito. Sì? Ci siamo? Posizionati, skater. 3, 2, 1, go, skater. Salta un po' fuori, spingile anche indietro, le ginocchia all'esterno, rimani alto col busto. Switch climber,
destra, sinistra, subito, skater, switch climber, attiva l'addome, skater, fino a che non te lo dico io, switch climber, torna in skater, switch climber, 30 secondi, switch climber, switch climber, switch climber, è un allenamento dove si impara a essere veloci e reattivi, non solo fisicamente ma anche di testa. Switch climber, switch climber, 5 secondi, switch climber e stop, recupera, 30 secondi. Ok, abbiamo un movimento base, mani sopra la testa, ladder run. Quando ti chiamo broad jump, tu salti lungo avanti e fai 4 jack per tornare indietro, ok? Solo quando te lo chiamo io. Tutti partiamo dalla ladder run. Talloni sotto le spalle, mani sopra la testa, ladder run. Let's go, apro, chiudo, apro, chiudo. Fuori, dentro. Tieni l'addome attivo, il busto immobile, concentra la velocità nei piedi. Broad jump, salto lungo avanti, 4, apro, chiudo, torno a casa e riparto. Broad jump, salta lungo, a terra, ginocchia morbide, rimani basso, torna indietro. Go, addome attivo, spalle attive. Broad jump, usa le braccia per caricare il salto. 30 secondi in più. Se non hai tanto spazio, fai uno squat jump in alto e 4 up jack, jumping jack, broad jump, broad jump. Dai, 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 devi essere reattivo, veloce a fare il cambio. Broad jump, 3, 2, 1, tempo. Ok ragazzi, siamo a metà strada, c'è da rifare tutto. Si riparte dal primo set, ma invertiamo i due movimenti, quindi partiamo da terra. Il nostro esercizio base è lo switch climber. Quando ti chiamo skater, sali e fai 2 ripetizioni di skater, gamba destra, gamba sinistra, e torni switch climber, mani sotto le spalle, plank position, go. Switch climber, piede all'esterno della mano, addome attivo, schiena lunga, skater, 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 ah! Ok, se non l'hai capito, qui chi comanda sono io, skater, 30 secondi in più. Skater, io ordino e tu esegui, chiamate del coach. Skater, se hai spazio, skater, prova a saltare più ampio e rimanere più basso. Skater, 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 2, 1, stop. Ok, ultimo set, ricordi? Si inverte, quindi si parte, esercizio base, un broad jump e 4 apri e chiudi, e quando chiamo la led run tu rimani sul posto a fare 2 tempi, 1, 2, sì? Se non hai spazio, uno squat jump e 4 jumping jack sul posto, 3, 2, broad jump, salto lungo avanti, 4 jack, torna indietro. A terra, ginocchia morbida, addome attivo. Apro, chiudo. Ladder run. Ladder run. Ladder run. Dai, dai, dai. 30 secondi in più. 2 cose devi pensare. Saltare il più possibile lontano, ok, nella distanza in cui c'è l'intensità, e muovere veloce i piedi.
Let the run. Let the run. Sì. Let the run. Let the run. E stop. Come va? Ok, un minuto di recupero. Ascoltami. Abbiamo sempre un lavoro di super serie, ma se prima l'abbiamo fatto con intensità che cresceva, adesso si fa con intensità che diminuisce. Quindi abbiamo sempre 6 round, un minuto di lavoro per round. Ogni round è diviso in 2 set da 30 secondi. Nei primi 30 secondi si inizia da una combo di 2 esercizi più difficili e nei secondi 30 questa combo diventa più facile per mantenere però l'intensità alta. Ok? Prima abbiamo 4 tuck jump, 4 tuck e 8 ginocchia veloci al petto. Si parte, talloni sotto le anche, 3, 2, 1, 4 tuck jump e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ripeti, 4, 3, 2, 1, sprint, 8, 7, 6, 5, 4, 3. L'obiettivo è sempre quello di attivare l'addome per chiamare le ginocchia in alto al petto, ok? Quando atterri dal salto, sempre ginocchia morbide, assorbi l'impatto. Ragazzi, la combo diventa 2 squat e 8 sprint, go! 1, 2, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2 squat, glute dietro in basso, 8 ginocchia veloci al petto. Nello squat cerca la linea delle ginocchia con i glutei, nello sprint usa di più le braccia per andare più veloce. Abbiamo 8 secondi, sì, mantieni questo ritmo, 3, 2, 1, stop, 30 secondi rest. Guarda il prossimo set, abbiamo 4 burpees surfer, destra e sinistra. Sono 4 più 2 salti talloni e glutei. 4 burpee surfer, 2 talloni glutei. 30 secondi. 3, 2, go. Burpee destra, burpee sinistra. Rimani basso, addome attivo, 2 salti talloni glutei. Riparti. Attiva l'addome quando salti dietro e attiva l'addome per ruotare. Mira la velocità. Go, 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 go. 3, 2, diventa solo burpee. Solo burpee surfer. Ruota sempre mantenendo i piedi ampi. Ruota attivando sempre l'addome per ruotare. Anche spalle contemporaneamente come un blocco unico. 10 secondi. Qual è la tua sfida? Quanti burpee riesci a fare? 3, 2, stop. 30 secondi. Terzo round. A terra, mani piante delle spalle, la combo. 4 push up e 8 mountain climber. Opzioni, avvicina le ginocchia avanti nel push up e opzione, faccio il mountain climber ginocchia a terra, ok? Posizione mani ampie, 3, 2, 1, 4 push up, 8 climber, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, petto in linea con i gomiti nel push up, ginocchia verso il petto nel climber. Sempre addome forte, schiena lunga e dritta. Ehi, se vuoi nel push up, gambe sollevate. Mantieni solo push up. Go, go. Ragazzi, allenamento di potenza per la parte alta del corpo. Pettorali, spalle, braccia,
tutto brucia. Prova a staccare le ginocchia da terra. Se sei qui, strizza forte i glutei, strizza forte l'addome. Resisti 5 secondi. 3, 2, 30 secondi rest. Riprendi aria. Dobbiamo rifare tutto. Ripartiamo dal primo. Ragazzi, 4 tap jump e 8 ginocchia al petto veloce. Sprint. Sei con me? Sei con me? Sì o sì? Sì o sì? 3, 2, 4 tap jump, 8 sprint, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ginocchia più in alto, gambe più veloci. Adesso che sai cosa fare, devi farlo meglio. Devi provare a spingere quel qualcosa in più che faccia la differenza. Seconda combo. 2 squat e 8 ginocchia. Andiamo. 2 squat, 8 sprint. Usa le braccia per muovere le gambe più veloci. Diminuiamo la difficoltà della combo per mantenere l'intensità alta. L'obiettivo è quello: continuare a muoversi con controllo e velocità. 5 secondi, ragazzi. 3, 2, ok, ci manca il quinto set. Self burpee 4 volte e dopo 4 self burpee 2 talloni ai glutei. Ragazzi, toccatevi i glutei con i vostri talloni. Dovete trovare dei segni rossi quando vi togliete i leggings, ok? In piedi. 3, 4 self burpee, 4, 3, 2, 2, talloni glutei e riparto. Ricordati, addome quando salti dietro le burpee, addome attivo quando ruoti. Toccati i glutei con i talloni. Andiamo, andiamo. La combo si trasforma solo self burpee. Go. Solo qui. Ehi. Più rimani basso, più veloce riesci ad andare, più ripetizioni riesci a completare. Rimani, rimani. Lo so che brucia tutto. Fai bruciare ancora di più. Abbraccia questo bruciore per spingerti oltre. 3, 2, 1, stop. Sesto round. Push up e climber. Mani ampie. 4 push up e 8 mountain climber. Sì? Se bisogna con me, velo per appoggiare meglio le mani, senza scivolare. Se prima l'hai fatto ginocchio a terra, prova a fare la gambe tese. Andiamo. 4, 3, 2, 1, climber. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Push up. Sempre petto che tiene linea con i gomiti. Climber. Ginocchio al petto. Più vicino. Se è troppo, ginocchio a terra o ginocchio vicino alle mani. Ma non ti fermare. Usa l'opzione ma non ti fermare. Ultimi 30 secondi, solo push up. Go, solo push up. Ehi, devi essere veloce, ok? Devi essere veloce. Quindi, prova a sfidare il tuo livello di resistenza, di forza, di testa. 10 secondi. Almeno una ripetizione a ginocchia sollevate. Stop. Un minuto rest. Bravi ragazzi. Ok. Siamo già in fondo. Oh.
brano 5 è una sfida di 2 minuti, è la nostra sfida finale. Abbiamo 2 movimenti. Il primo è la combinazione di tap jump, back kick, ok? Quindi tap jump, back kick. Secondo movimento abbiamo alligator push up, quindi una mano avanti, una dietro, salto e cambio braccio. Opzione push up precipiti normali, ok? Dobbiamo partire da numero 10 ripetizioni, quindi 10-10, poi passare a 9-9, 8-8, 7-7 fino alla 1 ripetizione. 2 minuti di tempo. 3, 2, 1, go! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, a terra, alligator push up. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, si passa a 9, andiamo, 1, 2, 3, a terra sempre ginocchia morbide, chiama le ginocchia al petto e poi talloni ai glutei, e a terra sempre ginocchia morbide, alligator push up, prima opzione, non saltare, ok? Se no, tricep, push up, normali. 1 minuto. Dai ragazzi, sono le ultime ripetizioni. Non è il momento di stare fermi o di stare a prendere aria. È il momento di spingere. Chi arriva a una ripetizione? La sfida è questa. Trenta secondi. Dai ragazzi, stringi la pancia, stringi i denti, ma non mollare. 10 secondi. 10 secondi. Sono lì con te per spronarti. 3, 2, 1, tempo. Come va? Eh? Non mi mandate a quel paese, per favore. Addome, bevi un goccio d'acqua. Addome. Breve ed indolore, insomma. Indolore no. Allora, vediamo se mi si vede. Tutti partiamo pancia a terra. Direi di sì. Gomiti sotto le spalle. Nocche delle mani vicine. Strizzo i glutei. Sollevo le anche linea con le spalle. E poi sollevo anche le ginocchia da terra. Dobbiamo andare a aprire e chiudere le nostre gambe. Apro la gamba destra, apro la gamba sinistra. Chiudo la gamba destra, chiudo la gamba sinistra. Andiamo. Destra, sinistra, destra, sinistra. Apro, apro, chiudo, chiudo. Assorbi la pancia in dentro. Avvicina l'ombelico alla tua colonna. E mantieni anche spalle squadrate verso il basso. Se è troppo, ginocchia a terra. Apro e chiudo. Gamba destra, gamba sinistra. Rimani a questa velocità o accelera. Apro, apro, chiudo, chiudo. Apro, apro, chiudo, chiudo. È uno sprint, eh? In posizione di plank. Attiva forte glutei e addome per stabilizzare le anche. Le anche devono restare anche sullo stesso livello delle spalle. Schiena lunga e dritta. Dai, dai, dai. 5, 4, 3,
2, 1, tempo. Ok, sediamoci a terra. Andiamo così, spalle a terra, solleva le spalle, palmi delle mani che schiacciano bene verso il pavimento, chiudi le coste verso le anche, attiva l'addome, solleva le ginocchia, stendi le gambe e inizia a sforbiciare lentamente le gambe tese. Mantieni il mento vicino alla gola, sguardo che attraversa le tue ginocchia, ok? Addome forte, bassa schiena ancorata a terra. Se la bassa schiena si inarca, opzione, ginocchia flesse. Senti lavorare soprattutto la parte bassa del tuo addome e se cerchi la sfida, aumenta la velocità della sforbiciata. La stupida, guarda che traffico che c'è. Dimmi dove, quando. Ragazzi, potevo andare a Sanremo? Dai, dai, dai. Lo so che eri come in fiamme. Lo so. 3, 2, 1. Tempo. Afferra le ginocchia. Ultima sfida. Ritorniamo pancia sotto. Gomiti sotto le spalle. Strizza i glutei, solleva le ginocchia in linea con le anche. Ritorna in plank o se hai bisogno in over, quindi ginocchia a terra, ok? Ginocchia a terra livello 1, gambe tese livello 2. E qui ricomincia a camminare. Destra, sinistra. Apro, apro, chiudo, chiudo. Anche stabili. Addome gluteo attivo. Anche spalle squadrate verso il basso e spingi bene il pavimento con i tuoi avambracci e gomiti, ok? Non devi scendere con le tue spalle. Chi è pronto allo sprint finale? Go, go, accelera, più veloce di prima, più veloce della fatica, più veloce della stanchezza. Lo so che brucia. Sono gli ultimi 15 secondi. Ragazzi, 10. Resisti. Non mollare. 3, 2, 1. E stop. Non conta neanche il traffico che c'è. Ah! Che traffico c'è in questi giorni? Zero. Com'è andata? Presenza speciale di Lorenzo Cetica. Ciao Lore. Salutoni a Kate e a Giorgione. Ok. Beh, spero di avervi fatto sudare in primis e divertire in secondis. Eh? E se mi volete infamare, fatelo pure. Giusto. Siamo un po' di stretching. Ok, partiamo in posizione sulle ginocchia, glutei indietro, braccia tese avanti. Allunghiamo la schiena. Ok, inspira e sali, gamba destra avanti, fai un lungo passo e poi cerca profondità nelle anche per allungare il flessore dell'anca. Afferra il braccio sinistro, rilassa la tua spalla, tira il braccio verso il petto e allunghiamo flessore dell'anca e spalla.
il braccio sinistro si incrocia il ginocchio destro avanti, butta fuori l'aria e ruota lentamente verso dietro. Il tuo sguardo segue la tua mano, ok? Lentamente ritorna avanti e cambio gamba, sinistra, lungo passo avanti, sprofondo con le anche verso il basso e avanti, e afferro il braccio sia destro. Grande Francone! Grazie Nilo, anch'io sono morta. Incrocia braccio con ginocchio avanti, butto fuori l'aria e lentamente ruoto verso dietro, ok? Lentamente torna avanti, fai perno sulla gamba avanti, sali, afferra il collo del piede destro, tallone al gluteo. Cosa dice l'Elisa? Questo non è interval training ma death training. Ragazzi, li prendo come dei complimenti. Ok, sempre la gamba destra, oddio, fai un lungo passo dietro, inclinati avanti dalle anche, il ginocchio avanti d'appoggio è flesso, la gamba dietro è tesa, il tallone del piede dietro ancorato a terra, ok? Rimani qua e se vuoi porta anche il braccio destro sopra la testa afferrando il gomito, per allungare il tricipite. Lentamente sali, tutto da rifare. Allungamento del quadricipite sinistro. Che ne dici Eli? Si vede che sono sudata? Eh? Ok, faccio un lungo passo dietro la gamba sinistra, mi rinclino avanti dalle anche, ginocchio avanti d'appoggio flesso, gamba dietro tesa, allungo il polpaccio e se voglio unisco l'allungamento del tricipite. Rimani qui con il petto bello aperto e la schiena lunga. Ragazzi, 3, 2, ritorniamo i piedi sotto le anche, facciamo un bel respirone, allunghiamoci verso l'alto, butta fuori l'aria e scendi in basso. Ragazzi, rimaniamo qua, piedi uniti, gambe completamente tese, abbandoniamoci completamente in basso, con le gambe completamente tese, per allungare i nostri femorali, e scaricare sempre un po' la bassa schiena. Dai, dai, cerchiamo di toccare il pavimento con i palmi delle nostre mani, ok? Sblocca le ginocchia. Lentamente srotola la schiena, sali, rotazione con il busto, inspira il petto, ruotiamo i pollici indietro in basso, facciamo un pugno dietro,
praticamente rientro. Ragazzi, vi ho visto, siete stati grandi, grandiosi, ok? IT vi aspetta sabato alle ore 6:45 con Nilu, ok? Sabato si fanno prima un 30 minuti di pump dalle 6 alle 6 e mezzo e poi 30 minuti di IT, 6:45, 7:15, ok? Circa, più o meno. Vi bacio, vi abbraccio, buona serata a tutti, grazie per essere stati con me. VVB!